Sera, mandiamo subito in onda la conferenza stampa di Giorgia Meloni, successivamente alle elezioni amministrative che si sono tenute sabato, anzi domenica scorsa. No, quello dell'Ansa, se no succede il macello. È frutto di una lunga mediazione, come lei può capire. La prossima volta ricordatevi anche che ho qualche foglietto. Va bene, buonasera a tutti, scusatemi per il ritardo. Giornate tutte complesse, però penso che fosse necessario fare un primo commento di queste elezioni amministrative, sulle quali chiaramente non nascondo la soddisfazione di Fratelli d'Italia. Credo che il primo turno di queste elezioni amministrative ci abbia regalato diverse soddisfazioni. Penso che al netto di tutto si debba partire dal fatto che il centrodestra si afferma in queste elezioni amministrative. Ora, durante la campagna elettorale ho sentito qualcuno dall'altra parte dire che vince queste elezioni amministrative vince le politiche. Non so se sia così e mi chiedo se oggi rifarebbero questa stessa dichiarazione, ma sicuramente il centrodestra esce vincitore al primo turno di queste elezioni amministrative. Come sapete, vinciamo al primo turno a Palermo, una città che era governata dalla sinistra. Vinciamo al primo turno Genova, confermiamo molte amministrazioni, tra cui L'Aquila, Pistoia, Rieti, di città importanti che vanno al voto. Chiaramente lavoreremo nelle prossime 2 settimane con i ballottaggi per cercare di completare il quadro nel migliore dei modi, ma mi pare insomma che questa tornata si chiuda con una affermazione, insomma con un risultato che io considero importante, che considero anche offra alcune indicazioni, ecco, ai avvisi ai naviganti. Abbiamo ascoltato una parte ovviamente della conferenza stampa della Presidente Giorgia Meloni, che ci ha dato modo di tornare, ma lo faremo soltanto per un attimo perché il dibattito su questi risultati si è esteso in lungo e largo in questi giorni, quindi non vorrei apparirvi noioso. Ricordo soltanto appunto che questa prima tornata elettorale, cioè il cosiddetto primo turno di elezioni amministrative, il centrodestra ha prevalso sul centrosinistra per 9-4 nei capiluogo di provincia, e adesso abbiamo 13 ballottaggi dove c'è un sostanziale equilibrio tra centrodestra e centrosinistra. Speriamo che le cose vadano, dal punto di vista di Fratelli d'Italia, nel migliore dei modi possibili. L'analisi che abbiamo cercato di elaborare, a parte il fatto che comunque Fratelli d'Italia si conferma come nei sondaggi, ma i sondaggi lasciano il tempo che trovano, spesso non ci azzeccano, quindi avere il conforto dei dati numerici per noi è importante. Fratelli d'Italia si conferma, diciamo così, alla guida della coalizione di centrodestra, ma di più, diciamo che è la forza trainante del centrodestra. Il centrodestra ha avuto una fase in cui la forza trainante è stata la Forza Italia di Berlusconi, poi c'è stata la fase della Lega Nord di Salvini, adesso c'è una fase invece dove Fratelli d'Italia, la destra italiana tipica e tradizionale, ha in questo momento maggiore adesione e suscita maggiore suggestione rispetto agli altri partiti. Non c'è una concorrenza, non è questa la notizia, insomma, i giornalisti cercano di mettere zizzania, ma è assolutamente normale in una alleanza come è la coalizione di centrodestra che esistano degli equilibri che si rinnovano, e proprio questo rinnovamento di equilibri che genera una capacità di stare sempre sul pezzo. In questo caso, addirittura, secondo gli ultimi sondaggi conclusivi rispetto anche alle elezioni amministrative, abbiamo dimostrato e dimostriamo di stare intorno al 50%, una percentuale elevatissima, mai raggiunta dal centrodestra, e con quasi 10 punti di vantaggio, forse anche di più, sul centrosinistra, su quello che il capo del Partito Democratico, Enrico Letta, si ostina a definire campo largo. Cioè, per lui il campo largo sarebbe l'alleanza di tutti coloro i quali non stanno col centrodestra. Ma nonostante questo campo largo è un piccolo campo, io simpaticamente l'ho definito un campo di paddle, perché appunto il divario resta un divario significativo, nessuno se la prenda male, insomma, se il divario è così significativo. L'analisi, da parte più politologica, diciamo così,
che abbiamo fatto è che c'è un nuovo richiamo di bipolarismo in questa rubrica Caffè Scorretto, che va in onda quasi sempre settimanalmente, quasi sempre il giovedì o il venerdì, quasi sempre alle 17, alle 18, alle 19, alle 15, con grande puntualità e linearità, perché comunque ci arrabattiamo con le forze e gli strumenti che abbiamo. Qui c'è un ritorno al bipolarismo, c'è un ritorno al bipolarismo perché le forze cosiddette centriste che vorrebbero nuovamente impaludare l'Italia si trovano in condizioni pessime, tant'è che cercano di cavalcare movimenti civici a loro insaputa, nel senso che i movimenti civici che vengono cavalcati da questo simpatico signore che si chiama Carlo Calenda non sono consapevoli, diciamo, di essere amici di Calenda. Comunque, insomma, in ogni caso, consapevolezza o meno, diciamo che non c'è l'oggetto del contendere, perché queste forze politiche, io ho detto in questa definizione, dispiace ripetermi, anzi citarmi, non si fa mai, però la ritengo una definizione efficace, hanno enormi ambizioni e pochissimi voti. E qui mi suggeriscono di dire che Grillo non ha votato perché era fuori città. Che è sempre una notizia, te la do per come mi è capitata, per come mi è stata presentata in tempo reale, e torniamo appunto a questo ritorno di bipolarismo. Quindi noi siamo tifosi notoriamente del bipolarismo perché vorremmo che finalmente l'Italia diventasse una nazione normale, dove ci sono due schieramenti che si contrappongono, ognuno ha le sue ricette, la sua visione del mondo, i suoi valori di riferimento, i suoi progetti, il suo programma elettorale, i suoi leader. E sulla base delle cose che si raccontano nel corso degli anni e a maggior ragione in campagna elettorale, i cittadini aderiscono o meno all'una o all'altra coalizione. Il bipolarismo prevede comunque un sistema elettorale di un certo tipo, che noi però non lo citiamo per carità di patria, perché sennò ci andiamo a impelagare in discorsi che sono noiosi, e quindi calerebbe diciamo, il coefficiente di attenzione, però basti pensare che l'aspirazione fondamentale di ogni cittadino è quella di avere un governo credibile e un'opposizione che faccia la sua parte. Detto questo, abbiamo subito un filmato, senza che ci andiamo a impelagare in telefonate con sindaci che cercheremo di coinvolgere i prossimi giorni. Io ho provato in particolare a darvi un bel contatto per far vedere che genere di classe dirigente abbiamo sul territorio, perché Fratelli d'Italia e il centrodestra vengono spesso accusati di non avere una classe dirigente. Non è vero, noi abbiamo una classe dirigente maiuscola e i candidati sindaci che abbiamo messo in campo e che sono risultati eletti talvolta al primo turno, lo hanno e lo stanno dimostrando. È il caso di Biondi, confermato sindaco dell'Aquila, è il caso di Daniele Sinibaldi, già vice sindaco di Rieti e quindi non riconfermato, ma vincitore al primo turno, nonostante non abbia un mandato dietro, un primo mandato dietro le proprie spalle, ed è il caso di tanti altri sindaci che vi risparmio e che comunque sono prevalsi in tutta Italia. In particolare fanno scalpore i risultati di Genova, Liguria. Una volta si diceva che la Liguria fosse rossa, la Liguria non è più rossa, questa è un'altra notizia che bisogna metabolizzare, così come in Liguria c'è una città che era ancora più rossa di Genova, che si chiama La Spezia. Anche a La Spezia il candidato sindaco del centrodestra, già sindaco nei precedenti 5 anni, come il sindaco Bucci di Genova, è stato riconfermato con percentuali elevatissime al primo turno. Che significa che non solo la Liguria, la Spezia e Genova non sono più rosse, ma che viene premiato il buon lavoro. Quindi questi primi cittadini candidati al centrodestra sono stati apprezzati e sono stimati dagli elettori. E infine non si può non citare Palermo, che è una città importante anche per le difficoltà in cui storicamente si è arrabbiata la regione Sicilia, che noi speriamo di poter continuare a riscattare anche con un secondo mandato regionale anche a Palermo, anzi a Palermo vale doppio perché abbiamo scalzato l'amministrazione uscente, era capitanata da Luca Orlando, che ha fatto il sindaco penso per 45 anni, è nato sindaco, ma finalmente non è più sindaco Orlando e la città di Palermo, la capitale della Sicilia, è governata dal centrodestra. Un filmato.
una propaganda di stampo assolutamente assassino. Allora, Rosy Braidotti, abbiamo visto lo stile di comunicazione della Giorgia Meloni, non sappiamo se questo sarebbe anche il contenuto di un suo governo. Che cosa la colpisce di più di quello che ha visto adesso? Ho paura, cara Lilli. Qui questo tono riconfortato dalla vittoria elettorale, una furia scatenata contro i nemici dei sacri valori, Dio, patria e famiglia, nemici presunti ancestrali, sempre gli stessi, ha ragione Scanzi da questo punto di vista. Linguaggio conflittuale, violento contro omosessuali, donne non madri, femministe, migranti e tutti quelli che non sono come loro, un tono di un'aggressività che a me fa davvero paura. Allo stesso tempo mi rassicura un po' perché mi sembra perlomeno di capire un po' chi sia veramente questa persona e quindi mi sembra più autentica in questa sua fase scatenata che non quando fa finta di essere una leader politica seria. L'aspetto nuovo, se posso rapidamente, mi sembra che ricalca come tono la rabbia micidiale dell'altra parte, cioè di Putin, Kirill e Dugin, che rivendicano pure loro i valori sacri di Dio, patria e famiglia, che però li vedono come caratteristici della Russia e come assolutamente in completa decadenza nell'Occidente, ed è per quello che vogliono distruggerci e renderci un po' loro sudditi. Quindi discorsi che sembrano ideologicamente diversi si ricongiungono proprio su questo tono violento da conquistatori a misoginia. Omofobia, una propaganda di stampo assolutamente assassino che mi fa davvero molta, molta paura e anche mette molto tristezza. Se questo è il programma, io resto all'estero. Grazie. Vabbè, mo arriviamo a commentare, perché non si può fare a meno di farlo, questa cialtrona di docente universitaria, che so io in quale università insegna, e chissà perché ogni tanto esce fuori un docente universitario che dovrebbe essere sostituito da persone che fanno mestieri umili e li fanno con grande dignità, con grande capacità e con grande sobrietà. Questi docenti universitari hanno in mano i destini delle generazioni che verranno, dovrebbero formare gli italiani del futuro, e si lasciano andare a queste cadute di stile terribili, la propaganda assassina della vita. Intanto però, prima di entrare nel merito di questo commento, saluto, un po' di saluti ci vogliono. Giuseppe Beccaria, Nunzia, Salvo Vicchio, ciao Salvo, presente per questo caffè scorretto, grazie. Un saluto caro e affettuoso, Maria Costa, Luigi Romani, Vainer Cavani, Gianni Urilli, Eugenio, questi cuori di Vainer Cavani, verdi e neri, se ci ascolta ce li qualifichi, potrebbe essere un tifoso del Sassuolo. Eugenio Ciacco, ciao Eugenio, Alessandro Zanelli, che ci mette un sacco di buche in presenza, ma è spesso presente invece sul Caffè Scorretto e ci ascolta, Franca Gentili, che ci augura buon pomeriggio, tutti fanno i complimenti a Giorgia, un altro è Luigi Antonio Corsi, Vittorio Castelnuovo, che è in ascolto, ormai è diventato un appassionato, ciao Vittorio, persona di grande finezza e intelligenza, Giuliana Salamone, Orazio Campo, che ci ha incantato qualche giorno fa con una bellissima prolusione sull'architettura urbana, Simone Coluzzi, Luciano De Falco, Daniele Denuzzo, come impronunciabile, Matabor, sarà forse un nome vero o un nome fasullo? Fa niente, ai posteri la sentenza. Maria Gaetana Riccardo, ciao Gaetana, Franco Gentili, Aurela Sardone, Francesco Rossi, Leo Altobello, evviva Fabio Gasparri, grande Fabio, amico ormai di vecchia data, in quel di Santa Marinella, Massimo Bertana, Gloria Leonzia, mi ha mandato un messaggio ma non ho ancora letto, forse potrebbe essere una buona notizia, chissà, vedremo. Valfredo Porega, il responsabile dei pensionati d'Italia in Fratelli d'Italia. Ciao Valfredo, grande vittoria, ci dice, lavoriamo uniti per i ballottaggi e così faremo. Maurizio De Tomasi, Anna, qui Sabrina si sta infastidendo, dice che la devo piantare qui, quindi ci fermiamo con Pierluigi Elia e proseguiamo da Pierluigi Elia, grande Piero, proseguiamo da qui per i saluti di rito. Dicevo, il commento a questa, come si chiama questa docente universitaria?
Non lo so. Professoressa Maria Calzetta, che dire? Io ho fatto un comunicato per dare solidarietà a Giorgia Meloni dopo questo attacco funesto e violento, e in cui ho detto praticamente che l'impressione è che la sinistra un po' rosichi. Perché è come se si avesse perso nel corso del tempo quel coefficiente di pathos che invece noi conserviamo e che non ce lo vogliamo far togliere da nessuno. Ma quando si fa un comizio, si può essere soporiferi, come Rigoletta e la maggior parte dei rappresentanti del campo largo, del campo di paddle, si può essere raziocinanti all'inverosimile, cioè si può cercare di costruire comunque dei teoremi per rendere presentabili le proprie impresentabili opinioni, oppure si può essere spontanei, si può essere sentimentali, si può essere romantici, si può essere credibili, perché se non metti energia nelle cose che dici, significa che in quelle cose tu non credi, e se non ci credi te, per quale ragione ti dovrebbero chiedere credere coloro i quali ti ascoltano? Quindi è importante avere comunque un livello di consapevolezza e una capacità di dimostrare passione e coinvolgimento nelle cose che si raccontano. Giorgia Meloni è stata praticamente accusata di aver fatto un comizio si fa così, non so come siano abituati a sinistra, se vanno lì sul palco col goniometro e suonano il triangolo. Noi siamo abituati così. Giorgia Meloni ha fatto un intervento per il quale è stata accusata di tutte le peggiori nefandezze da questa professoressa Maria Cazzetta, Rosi Braiotti, ma Maria Cazzetta comunque andava bene, insomma, secondo me suona meglio. La professoressa Maria Cazzetta in Rosi Braiotti praticamente l'ha accusata mortalmente e ha detto delle cose veramente pesanti, con la compiacenza di Lilli Gruber. Con l'aggravante rappresentata dal fatto che Lilli Gruber è la conduttrice, quindi in quanto tale, come un arbitro non cornuto, dovrebbe essere neutrale, dovrebbe essere al di sopra delle parti, dovrebbe oltretutto anche cercare di ammonire gli ospiti, giocatori nel caso della metafora calcistica, che dovessero compiere delle scorrettezze e entrare a gamba tesa. Non lo ha fatto Lilli. Ha lasciato che questa docente universitaria, che peraltro non lavora neanche in Italia, quindi può darsi anche che abbia anche in antipatia la nostra nazione, l'ha lasciata esprimere giudizi pessimi e violentissimi nei suoi confronti. Io penso che se la sinistra cerca di fare quello che ha fatto in altre stagioni nei nostri confronti, ha sbagliato di grosso, perché noi non diventeremo come la sinistra vorrebbe che fossimo. Non abbiamo alcuna intenzione di somigliargli. Abbiamo i nostri valori di riferimento, le nostre convinzioni e intendiamo aderirvi e semmai promuovere, estenderle, approfondirle, circostanziarle, studiare per fare in modo che siano sempre maggiormente efficaci e che possano cavalcare la tigre della storia. Giorgia Meloni, nel merito, ha nuovamente per l'ennesima volta difeso la centralità della famiglia, il valore della famiglia. Non ha certamente denigrato o offeso, non è nostro costume farlo, non è mai stato nostro costume farlo, i cittadini di orientamento omosessuale. Per noi gli vogliamo bene, noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con le associazioni che li rappresentano, almeno con alcune, quelle meno faziose. Il tema è che gli omosessuali hanno diritti individuali pari alle persone di orientamento eterosessuale, ma non sono una famiglia quando si riuniscono in una coppia, sono due cose diverse, molto semplicemente due cose diverse. La società per stare in piedi ha bisogno che si investa sulla famiglia, dopodiché i propri sentimenti in maniera assolutamente libera devono essere coltivati con totale disponibilità e con nessuna discriminazione da parte degli organismi pubblici, come accadeva per esempio in epoche fortunatamente remote, quando invece gli omosessuali venivano discriminati e messi alla berlina nelle scuole, nelle università, nei luoghi pubblici, nelle città, nel rapporto appunto con la pubblica amministrazione. È una differenza apparentemente sottile, ma in realtà è profonda.
La famiglia è una famiglia, una coppia omosessuale è una coppia omosessuale. I diritti individuali sono i medesimi, la famiglia ha un valore aggiunto in più perché su di essa si fonda la società. Così come Giorgia Meloni ha parlato di Europa, ogni volta che si dice che l'Europa va riformata, noi diventiamo quelli che sono contro l'Europa o che vorrebbero uscire dall'Europa. No, noi non vogliamo uscire dall'Europa, devono uscire quelli che la stanno ammazzando. Noi ci vogliamo restare dentro. Dobbiamo espellere dall'Europa quelli che invece la stanno mettendo in ginocchio perché non conoscono la cultura della solidarietà, non conoscono la cultura dell'integrazione, non conoscono la cultura millenaria che proviene dal grande sapere della civiltà su cui l'Europa si è fondata, esportando poi la medesima civiltà al di fuori dei propri confini, del confine dell'antico continente. Quindi noi non ci pensiamo proprio a uscire dall'Europa. Siete voi di sinistra che siete uno zerbino dell'eurocrazia, che non siete capaci di far rispettare gli interessi deboli e diffusi del mondo che lavora, delle famiglie, delle persone, dei popoli europei, che non siete capaci di far rispettare le tradizioni di ogni popolo, le tradizioni culturali, le identità che sono il sale del mondo. Noi vogliamo stare dentro questa Europa e vogliamo cacciare quelli che invece la vogliono cloroformizzare, se non addirittura rendere una sorta di macchina schiacciasassi che uccide i popoli, le identità e in modo particolare tra i popoli le fasce sociali più deboli. L'altra questione, appunto, è quella appena richiamata, dell'identità. Ma siccome sono andato lungo e questa volta davvero voglio che questa rubrica duri poco, neanche la cito, andiamo al prossimo video. Come dire, se bisogna ridere, ridiamo della Meloni, che è molto più buffona di Salvini, Perché? ma una vera buffona. Io sono una mujer, io sono italiana, io sono Giorgia, ma è ridicolo! Evviva. Secondo quello che penso, Cosa basta. teme di quella parte politica? Beh, intanto diceva, non dica che arrivano i nazisti, ma non devono arrivare i nazisti ci sono già. I nazisti circondano la Bravo, bravo. Meloni. Ma certo, ma guardalo lì. Beh, no, vabbè, lei idea. Beh, no, vabbè, lei diamo. Che ne pensa? Ma tutto il male possibile, francamente. Dai toni ai contenuti, alle contrapposizioni. Se mi sembra che ricalca come tono la rabbia micidiale dell'altra parte, cioè di Putin, Kirill e Dugin, che rivendicano pure loro i valori sacri di Dio, patria e famiglia, che però li vedono come caratteristici della Russia e come assolutamente in completa decadenza nell'Occidente, ed è per quello che vogliono distruggerci e renderci un po' loro sudditi. Quindi discorsi che sembrano ideologicamente diversi si ricongiungono proprio su questo tono violento da conquistatori a misoginia. Omofobia, una propaganda di stampo assolutamente assassino che mi fa davvero molta, molta paura e anche mette molto tristezza. Se questo è il programma, io resto all'estero. Grazie. Quelle che avete visto sono una serie di accuse, minacce, mistificazioni, insulti andati in onda su un'unica rete televisiva, la 7, in appena 24 ore. C'è un po' di tutto. Chiaramente l'accusa di fare una propaganda assassina, quello di essere una buffona, di essere circondata da nazisti, riferimenti più o meno velati a Mussolini, a Hitler, a Putin, al quale addirittura vengo accomunata, nonostante tutti conoscano le mie posizioni, per esempio, sulla materia della guerra ucraina. C'è un po' di tutto. C'è anche un conduttore che mi definisce la donna nera. Ora vedete, da una parte uno dovrebbe essere contento di vedere questa gente ricorrere al suo peggiore armamentario senza avere argomenti reali, no? Gente così, come posso dire, rabbiosa, così disperata, insomma, così invidiosa.
da reagire con questo livore, no? Al fatto che tu continui a vincere. I loro racconti non se li beve più nessuno, non se li fila proprio nessuno. Dall'altra però, io credo che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato in questo. Perché vedete, quando tu dici a milioni di italiani che io sono un pericolo, una persona pericolosa per la storia, una persona che potrebbe, per paradosso, uccidere milioni di persone, invadere uno Stato o fare cose che hanno fatto le persone alle quali vengo accomunate. Eccoci. Abbiamo ascoltato un altro spezzone, ma dovevamo proseguire con i saluti e quindi non possiamo fare a meno di riprendere il filo del discorso, mi sono concesso che lo ritrovi. Ricordo se avevamo già, sì, Maria Costa, Laura Marsilio, che ci dice, no, ci invita a farla ascoltare tutta, ma è il terzo spezzone che abbiamo mandato, quindi siccome la trasmissione, la rubrica, abbiamo preso impegno di farla durare un tempo utile a non annoiare, mandiamo così, insomma, diciamo i tratti più salienti delle questioni che abbiamo raccolto. Famiano, Danni Camerlengo, Rita Bellecci di Giovanni, Paola Rizzitano, grazie, un saluto a tutti, anche se Luca 61 dice bravissimo Fabrizio, mi chiamo Fabio, ma è ribattezzato, grazie, a me sono concesso che il complimento sia indirizzato a me. Mina Carbone, Federico Urilli, Luigi Maria Lavinia, ciao Lavinia Mennuni, Flavio Vicentin, Pina Lai, Luca 61, Riccardo Urbani, ciao Riccardo, grande amico, Maria Costa, e poi facciamo un'altra pausa perché altrimenti non gliela fa, si dice dalle mie parti. Anche se vedo qui Gaia De Gregori che dice na cialtrona, hai detto bene, che effettivamente questa parola cialtrona è accostata a Maria Cazzetta, senza offendere le tante Maria Cazzette che sicuramente esistono in Italia, che salutiamo affettuosamente. Però questi pezzi qui che sono stati collazionati da parte di Giorgia, da parte del suo staff, la dicono lunga su quale sia la strategia messa in campo improvvisamente dopo le elezioni amministrative dalla sinistra, cioè il solito tentativo che è tipicamente leninista, perché questi cambiano nome ma sono sempre gli stessi, perché è la dottrina leninista che prevede nell'istituto del cosiddetto pragmatismo la demonizzazione dell'avversario. Noi siamo fatti in un'altra maniera, quindi non ce ne frega niente di stare lì a fare le pulci alla sinistra, sarebbe molto più utile semplicemente confrontarsi, semplicemente dire ciascuno le cose che ritiene giuste e poi ai posteri l'ardua sentenza, chi ci ascolta deciderà se è maggiormente sintonizzato sulla lunghezza d'onda di Giorgia Meloni o su quella di Enrico Letta. È una cosa facile, c'è bisogno di dire che Giorgia Meloni fa una propaganda assassina, che è una buffona, che è impresentabile, che è circondato da nazisti, che somiglia a Hitler, Mussolini, Putin e a tutta la congrega dei personaggi che la storia ci ha mostrato come impresentabili. Putin ancora è un personaggio vivente e contemporaneo, ma penso che il giudizio sarà molto simile. Io penso che questo atteggiamento tipicamente appunto leninista sia un errore, ma andiamo avanti dopo aver comunque passato in rassegna il salotto velenoso di casa Gruber e, come diceva Giorgia Meloni, in genere della sette, andiamo a fare visita ad Amazon. C'è un video che è una piccola testimonianza da cui trarremo spunto per commentare insieme uno scivolone, ulteriore scivolone fatto dal governo Draghi, che ha inviato il suo ministro Colao in una sede, in un capannone di Amazon, cosa che comunque ha strabiliato in molti, perché Amazon, come sappiamo, utilizza delle procedure non proprio lineari e trasparenti, sia nel trattamento dei lavoratori che da essa dipendono, e sia nel rapporto
da azienda contribuente con lo Stato italiano. L'Italia non riesce a far passare una web tax che serve a non solo dare ragione e conto degli extra guadagni di Amazon, cercando di fare in modo di recuperare ciò che Amazon toglie dal circuito commerciale, del commercio di prossimità, delle piccole aziende, ma in genere la web tax sarebbe utile anche a creare una concorrenza leale tra i piccoli imprenditori e i grandi gruppi multinazionali su cui si concentra la ricchezza del pianeta. Non so se è stato trovato questo video, speriamo di sì, sta per andare in onda, io nel frattempo ho cercato di intrattenervi con qualche chiacchiera, ma il video che stiamo per vedere sicuramente ci può completare il nostro quadro di conoscenza. Vai Aldo. Intanto salutiamo Fernando Cordella, Raffaele Moretti, Alessandro Scaglione, Giuseppe Cavuoti, Gianluca, Marilena Rossi, Silvana Carrara, Anna Maria Germani, ci siamo? Ecco il piccolo video. Ciao Maria Costa. Corriere di Amazon. Oggi ho 100 fermate con 220 pacchi da consegnare. Io settimana scorsa sono uscito anche con 320 pacchi. Ovviamente abbiamo la media di 3-4 minuti a consegna. Gira a destra per prendere via Varsavia. Lavoro come la maggior parte di noi in un'azienda subappaltata da Amazon, perché di assunzioni dirette come driver non ce n'è. Adesso scarichiamo 11 pacchi qua. Ovviamente senza carrellino. Grazie mille, ciao. Ciao. In Lombardia dai 2.500 ai 3.000 driver stabili, cioè nel senso la flotta fissa tra determinati e indeterminati. Siamo dipendenti di aziende esterne, ma di fatto ci gestiscono loro, diciamo. Siamo schiavi di un algoritmo. Ma noi non possiamo essere schiavi di un algoritmo, perché per Amazon algoritmo vuol dire consegnare in una giornata di sole, col vento a favore, senza macchine in giro, senza semafori. Ovviamente adesso abbiamo un camion della nettezza urbana a bloccarci la strada. Solo che per Amazon tutte queste perdite di tempo non esistono e non devono esistere. Risponde? No, adesso proviamo a chiamare il cliente. Questo non c'è. E i 3 minuti a consegna me li sono già giocati. Ecco, insomma, abbiamo potuto constatare con qualche immagine di questa piccola inchiesta che abbiamo mandato in onda, in quota parte, come viene trattato il personale dentro Amazon. Ma noi, insomma, abbiamo ormai una cultura antica, abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, io ho anche incontrato i vertici di Amazon che hanno cercato, diciamo così, di indorare la pillola, di dirmi no, ma noi creiamo comunque nuova economia, noi creiamo nuovi posti di lavoro, abbiamo 4.000 dipendenti di qua, 2.000 di là. E il tema è che non è la quota parte di dipendenti che vengono introdotti nella catena di Amazon che può fare la differenza. La differenza la fa intanto il posto di lavoro che è stato sottratto al circuito, appunto, dicevo, del commercio diffuso, dell'impresa diffusa sul territorio, che è un'impresa di prossimità che contribuisce in maniera fondamentale anche alla vita comunitaria di un territorio. Il territorio, se non vive in maniera comunitaria le proprie giornate, si desertifica. Voi immaginate l'avvento di Amazon che danni possa aver prodotto, per esempio, sulle periferie delle grandi città, che già non se la passano bene, perché l'insicurezza lì regna sovrana. Quando c'è la desertificazione dei servizi commerciali, dei servizi pubblici, tutta evidenza che si crea un danno, non è certo Amazon che lo andrà a rifondere dando soldi allo Stato, alla pubblica amministrazione, per poi rivitalizzare, riqualificare, recuperare
quei territori, realizzare strutture di aggregazione sociale. Questo è un problema, quindi questo costo Amazon non ce lo definisce, ma c'è anche la qualità del lavoro che interviene su questa roba qui. Abbiamo ascoltato lavoratori che ci raccontavano di come vengono trattati, di come non venga considerato il tempo che trascorrono nel corso delle loro consegne, ma anche qui nella interrogazione parlamentare che abbiamo avanzato, noi l'abbiamo praticamente ricostruita sulla base delle confessioni di un dipendente di Amazon, che abbiamo anche citato nell'interrogazione stessa, Gianluca, e siamo rimasti strabiliati, agghiacciati dal livello di schiavitù vera e propria che regna sovrana dentro ad Amazon. Non si può infine ricordare, perché questa è la notizia delle notizie, che Colao si è recato lì, mentre, grazie alle cose che io ho appena descritto, altri ministeri del suo governo, non certo del nostro, mandavano ispettori per capire che cosa stesse accadendo in questi stabilimenti, se venivano rispettate le regole del gioco, se c'erano tutti gli equilibri contrattuali che erano stati dichiarati a monte, se erano stati rispettati i patti territoriali, eccetera, eccetera. Quindi Colao ha fatto una cosa che non avrebbe mai dovuto fare, perché chi rappresenta il governo rappresenta lo Stato, chi rappresenta lo Stato rappresenta i cittadini e quindi rappresenta gli interessi nazionali. Nel rapporto con Amazon c'è qualcosa che non funziona e il signor ministro Colao di danni ne sta facendo a sufficienza, perché predilige interessi di carattere economico, lobbistico, in particolare in questo caso delle multinazionali, invece di andare, per esempio, con il suo governo, nel suo Consiglio dei Ministri, a proporre una adeguata ed equa tassazione di Amazon che sia in perfetto allineamento rispetto alle tasse che pagano i commercianti e gli imprenditori italiani. Abbiamo due piccoli video da recuperare. Vai, Aldo, metti in onda che prima l'hai saltati, responsabilità tua. Nel frattempo abbiamo qualche Che questi saluto. movimenti civici che si sono aggregati intorno al cosiddetto polo riformista sono stati un fallimento, perché questa specie di area che cerca di riesumare l'incertezza della palude centrista ha grandi ambizioni e pochi voti. Grandi ambizioni e pochissimi voti. Centristi, dice. Esatto, questo tentativo centrista poi oltretutto diventa anche imbarazzante. Vedere taluni fenomeni dell'attuale scena politica che mettono cappello su situazioni civiche che neanche hanno Faccia i confidenza e nomi così familiarità. capiamo. Calenda, facciamo nomi, fenomeni mediatici che hanno grandi ambizioni e zero voti. Ah, grandi ambizioni e zero voti. Perché il segnale invece importante, questo davvero direi quasi antropologico, prepolitico, che viene da questa campagna elettorale e che si sedimenta anche sulle elezioni amministrative, è che i cittadini vogliono un centrodestra e un centrosinistra. Non hanno rinunciato all'opzione del 1993 quando furono chiamati in sede di referendum a confermare una legge elettorale maggioritaria voluta dall'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella. Perché volevano giustamente, e lo pretendono tuttora e lo hanno dimostrato in questa campagna elettorale, scegliere non un partito, vogliono scegliere il capo del governo, il programma elettorale, il partito, la coalizione e avere con il premio di maggioranza la certezza di un governo stabile che durasse 5 anni. Eccolo qua, il primo video è stato mandato, non so se vogliamo mandare il secondo, anch'esso Questo ha governo è un governo che non sta in piedi. Le questioni che abbiamo di fronte sono questioni strategiche fondamentali per l'Italia e per il mondo. Quindi se non c'è coesione, se non c'è unità di intenti, se non c'è coerenza e linearità, noi stiamo facendo un danno all'Italia, all'Europa e all'Occidente. Quindi quando si invocano le elezioni anticipate il più presto possibile in ottobre, non lo si fanno per rompere e sfasciare. Lo si fa per avere un governo autorevole che sia nelle Quindi condizioni di lei farebbe prendere cadere il delle governo in questo posizioni momento in per vabbè, coerenza, insomma, Rampelli dove non ci sia questo all'opposizione scontro fa costante e permanente che sfilaccia il quadro Parlavamo di e responsabilità, indebolisce no? l'Italia. Poi chiedo scusa, guardi, io non ho infierito perché il Movimento 5 Stelle che stia in una fase di collasso totale penso sia Ma è abbastanza da evidente. sempre che è Ma così, perché guardi. non inferisco? Perché È nella dal 2009 storia che siamo nella fase di italiana collasso, secondo nascono voi. sempre, Questa è anche la con una lettura che certa mi piace dare. fascinazione, movimenti cosiddetti biodegradabili.
cioè che non hanno radici, non hanno storia, non hanno cultura politica, e ci può stare, perché quando comunque i grandi colossi del pensiero politico e filosofico occidentale crollano, ci può stare che qualcuno prenda il sopravvento. Poi quando si biodegradano, e nessuno se la deve prendere a male, vi state biodegradando, questo è il punto, il problema è un problema congiunturale, sistemico. Eccoci qua, abbiamo mandato i video autocelebrativi, io voglio fare ancora dei saluti perché ho visto delle persone particolarissime che si sono collegate, sempre avanti, Fratellità, Michele, Placanica, Issa Salem, Medeo Salem, Fabiana Colista, Giancarlo Stirpe, Oronzo Cilli, grande Oronzo, io sono stato giù da voi a Barletta, mi raccomando, il secondo turno si vince, avete un candidato sindaco molto in gamba e quindi vincerete senz'altro. Aldo De Cesce, Peppe Cardinale, Alberto Mininni, Giuseppe Bruno, Teresa, ciao, grande Teresa, grazie, Alessandro Scaglione, Francesca Lazzari dalla Dispoli, ciao Francesca, saluti anche a Walter, c'è Laura Marzio che è imperversa ma non riesco a starle dietro perché dà sempre spunti interessanti, ma io devo chiudere perché sennò la gente si scoccia e quindi bisogna cercare di assecondare. Francesco Rossi, e vabbè, insomma, diciamo che quello che dovete sentire l'avete sentito direttamente da questi piccoli video. Forse l'unica cosa che va aggiunta rispetto alla biodegradazione del Movimento 5 Stelle, io non ce l'ho con gli elettori del Movimento 5 Stelle, perché gente che giustamente in una fase storica in cui il centrodestra e il centrosinistra avevano fallito, hanno cercato rifugio in questa novità. Ripeto quello che ho detto in trasmissione questa mattina, sono fenomeni che accadono con una certa ciclicità, si sono riprodotti nel Movimento 5 Stelle, vengono da lontano, non cito tutti gli esempi che ce l'ho fatto altre volte, ma sono fenomeni che sono destinati a biodegradarsi, per l'appunto. Non appartengono a culture politiche tradizionali, in questi movimenti non c'è cultura politica, non c'è pensiero filosofico, non c'è sostegno, diciamo così, strutturale, una visione economica, eccetera, eccetera. Ecco perché i 5 Stelle si stanno biodegradando. È inutile che se la prendano a male, è un processo ineludibile e gli elettori che hanno provato a giocare la carta del Movimento 5 Stelle hanno comunque questo tempo per potersi riscattare e insieme al loro voto riscattare possibilmente anche l'Italia. Ma quando si parla di biodegradazione, non ci può non venire in mente quello che è accaduto a Roma incidentalmente, ma qualche anno fa era accaduto analogamente a Napoli, quindi accade spesso e volentieri, soprattutto quando qualche interesse, già l'altra volta abbiamo fatto questo riferimento e guardate un po' come si ricostruisce la trama, briga sotto l'affare dei rifiuti. Come si chiamava? Come lo chiamavano quelli di sinistra quando stavano all'opposizione? Ecomafia? Ecomafia, forse la chiamavano ecomafia. Vediamo un po' questo video, vai. Bordello. Erano solo delle immagini, ma insomma efficaci. Non abbiamo visto le immagini del fumo in atmosfera. Insomma, ho il vago sospetto che si tratti di diossina allo stato puro, perché quando gli ex rifiuti, che diventano anche areiformi, quindi allo stato gassoso, prendono fuoco e la colorazione è quella che abbiamo potuto verificare e constatare, quindi questa colorazione ocra-rossastra, abbiamo il vago sentore che si tratti di qualcosa comunque di importante. Mi auguro che l'ARPA non in 30 giorni ma in 30 secondi ci dica com'è la qualità dell'aria a tutela dei cittadini italiani e in questo caso romani che si trovano nei paraggi di Malagrotta, quella famosa discarica più grande d'Europa, che è stata chiusa, indovinate un po' da chi? Tecnicamente è stata chiusa da Zingaretti e dalla Raggi. Zingaretti, Partito Democratico, governatore della Regione Lazio, Raggi, Virginia, sindaco della capitale, beh, sono stati chiusi. Zingaretti, bisogna dire che addirittura ha fatto due mandati, quindi ha avuto 10 anni a disposizione per bonificare Malagrotta. Malagrotta non solo non è stata bonificata, ma prende fuoco perché nessuno se l'è proprio curato, quell'armamentario di rifiuti che sono stati lasciati in stato d'abbandono. Quindi l'atto d'accusa
è innanzitutto di carattere politico ed è indirizzata a coloro i quali non hanno avuto la volontà, la capacità, neanche quella di farsi rispettare dal governo nazionale per poter fare opere significative e portare a soluzione il dramma della raccolta, del trattamento dei rifiuti e del decoro urbano che ne consegue per tutti i cittadini della capitale d'Italia e per tutti i cittadini italiani, perché quando va a spasso per il mondo l'immagine di una capitale in declino non declina solo la capitale, declina la nazione di cui è espressione massima. Ora, io non voglio fare un trattato qui su come si dovrebbero lavorare i rifiuti, mi divertirei moltissimo, anche perché dalla mia parte, nell'area del centrodestra, ci sono diciamo così, visioni un po' stravaganti, molto poco lineari rispetto anche a ciò che ci viene raccomandato da tutti i protocolli internazionali e dalla stessa Europa rispetto all'economia circolare. Quindi è inutile che io stia qui a dire per l'ennesima volta, ma lo dico senza approfondire, che il rifiuto non è monnezza, il rifiuto è materia prima e le materie prime nel pianeta si orientano al loro esaurimento e che i nostri figli e i nostri nipoti non avranno più a disposizione alcune di queste materie prime perché noi le abbiamo sprecate ritenendo che fossero molto semplicemente monnezza o addirittura che potessero essere bruciate tanto per sbarazzarsene, perché qualche altro scienziato cosmico ritiene che, come con i giochi di prestigio, un determinato oggetto, un mouse, un caricabatterie portatile possano scomparire in un cilindro dal quale poi magicamente può fuoriuscire un coniglio bianco. E invece la materia non si distrugge, non scompare la materia si può solo trasformare. Quindi o nella trasformazione virtuosa tu prendi questa materia e la rimetti nel circuito, recupero, riuso, riciclo, e questo significa appunto avere a disposizione la miniera di tutto ciò che raccogliamo e utilizziamo, oppure significa che tu la trasformi in polveri sottili e queste polveri sottili poi finisci per respirarle. Poi quanto siano sottili, quanto siano meno sottili, su questo praticamente si può annodare il dibattito, anche se più sono sottili più penetrano nell'organismo umano e si incistano nei polmoni, oltretutto. Quindi, ma lasciamo perdere questa parte qui. Io domando: per quale motivo, dopo la realizzazione del termocombustore o inceneritore o termovalorizzatore, fate voi, guardate, chiamatelo come vi pare, ci siamo capiti, di Aversa, a Napoli, in Campania, guarda caso successivamente al caos cosmico, gli scontri con la polizia, i blocchi stradali, i rifiuti incendiati, lì fu fatto immediatamente dopo appunto il termocombustore o inceneritore, che dir si vuole. A Roma prima è stato incendiato un impianto sulla via Salaria di separazione dei rifiuti, un impianto industriale indispensabile per trattare proprio la differenziata. Adesso arriviamo addirittura all'incendio di Malagrotta, cioè della discarica, ex discarica più grande d'Europa. E qui c'è la magagna. Chi è che ci vuole, oltretutto, in particolare molto significativo, per anche i non romani, che colgo l'occasione per informare: a Roma non si riesce più a camminare perché ci sono rifiuti dappertutto. Non si ha più la capacità neanche di conferire il rifiuto dentro, c'è uno slalom a cui si è costretti tra buste di immondizia, rifiuti ingombranti, discariche abusive, discariche selvagge, come se chi amministra non fosse capace di occuparsi dei rifiuti. Nel caso del sindaco Gualtieri ci ha fatto mezza campagna elettorale per dire che entro pochi mesi, quanti mesi aveva detto? Forse due, tre, lui avrebbe sicuramente messo a posto dal punto di vista del decoro della città, perché certo il ciclo dei rifiuti è una cosa complicata, non è che si può trattare in poche settimane, ma dal punto di vista del decoro della città avrebbe messo a posto Roma, cosa che non è accaduta. Allora io ho il vago sospetto, ma è un sospetto, mi auguro che la Procura della Repubblica sia un po' più solerte rispetto a quello che è accaduto con l'incendio doloso di via Salaria. Mi auguro che la Procura della Repubblica faccia uno più uno. Chi è che ha interessi a realizzare un inceneritore quando già ce n'è uno nel Lazio, che con la realizzazione della quarta linea sarebbe più che sufficiente per stoccare e chiudere il ciclo dei rifiuti, fermo restando che occorre
rendere più virtuosa la raccolta differenziata e bisogna utilizzare i soldi che ci sono, quelli appostati nella bolletta elettrica. Voi sapete che tutti noi contribuenti dentro la bolletta energetica mettiamo un chip che si chiama proprio chip 6, che va ad alimentare la filiera delle fonti rinnovabili e assimilate, perché qualche genio qualche decennio fa, invece di rappresentare gli interessi del popolo italiano, rappresentando gli interessi di una certa industria perversa e malsana, ha aggiunto la definizione e assimilate. Quindi con i nostri soldi, le nostre tasse, non si va, cosa virtuosa e sana, ad alimentare la ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, cioè dell'energia pulita. Si va anche ad alimentare il portafoglio dei signori che investono sui termocombustori. Quindi noi riteniamo che i termocombustori debbano essere archiviati, perché è stata una tecnologia per certi aspetti anche utile nei precedenti 25 anni. Oggi noi dobbiamo investire sulla raccolta differenziata, sicuramente, sulla riduzione dei rifiuti, perché non c'è nessun mondo che può continuare a reggere l'urto di una produzione esponenziale di rifiuti, e poi dobbiamo chiudere il ciclo con una tecnologia che sia però più performante rispetto alla termocombustione, perché a bruciare i rifiuti sono capaci tutti, non è che serve qualche genio della tecnologia, basta qualunque passante per bruciare i rifiuti residui rispetto alla raccolta differenziata. Obiettivo strategico, raccolta differenziata. Obiettivo strategico, riduzione nella produzione dei rifiuti significativa, e poi quello che resta si deve comunque trattare con una tecnologia più moderna rispetto a quella dell'incenerimento. Ultimo contributo, e vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Grazie di avermi fatto compagnia. Mi dispiace non essere riuscito a salutare tutti. Se non c'è video... Vabbè, ci sono due video di due poco significativi cantautori, scherzo. Pasqua Rossi ha fatto un meraviglioso concerto recentemente, lo stanno per fare anche Antonello Venditti e Sergio De Gregori. In alcuni casi possiamo definirli dei, diciamo, romantici e meravigliosi cantautori un po' vintage, ma per molte generazioni sono stati dei veri e propri fenomeni dietro ai quali sono cresciute amicizie, innamoramenti e quant'altro. Però insomma io non credo che sia opportuno commentare più di tanto questi autori, perché si commentano da sé, e quindi noi ascoltiamo due brani che sono stati selezionati da Sabrina e da Aldo, e poi ci vediamo dopo, probabilmente la settimana che verrà, sicuramente quella subito dopo, per commentare i ballottaggi. Andate a votare e fateci vincere. Semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Facciamo bene a stare insieme stasera. Fanno rispetto per nessuno. Thank you.
Mi pare un ottimo modo per concludere, ho ripreso la linea soltanto per correggere una gaffe, del resto impietosamente mi è stato fatto rilevare, ma me ne ero già accorto, anzi se ne era accorto Sabrina, Gloria e Aldo poco fa, ho chiamato De Gregori invece che Francesco, grande Francesco De Gregori, Sergio, Sergio perché Sergio De Gregorio, voi sapete che io ho un trascorso sportivo, vengo dal mondo del nuoto, Sergio De Gregori è uno dei ragazzi che morirono nell'incidente aereo sul volo per Brema mentre andavano a fare una manifestazione sportiva e quindi insomma c'è una società che si chiama De Gregorio e quindi insomma per me questo nome spesso è associato, anche se non è proprio la stessa cosa, De Gregori è associato a Sergio, quindi comunque grazie di averci fatto compagnia, spero che questa canzone magnificamente cantata da Antonello Venditti nel suo liceo, il Giulio Cesare, liceo classico della capitale, vi abbia impressionato ed emozionato tanto quanto ha emozionato me. Arrivederci.